Buonasera, bentrovati e benvenuti nel salotto di Anna, cari amici di Focus, il Mistero della Vita. Anche questa sera ho una carissima amica ospite nel salotto e soprattutto sono molto felice di averla con noi perché so che questa sera lei ci racconterà di questo percorso molto particolare, molto ricercato. E soprattutto anche molto approfondito che lei ha fatto. È un argomento, come voi avrete potuto vedere nel post che abbiamo messo, è un argomento molto interessante, la tanatologia, soprattutto la visione della morte secondo la tradizione tibetana. E con noi questa sera quindi abbiamo la nostra Daniela Muggia, che io accolgo veramente con grande gioia nel nostro salotto di Focus. Benvenuta, cara Daniela, con Grazie, i nostri amici. Adesso noi aspettiamo qualche cenno per vedere se un po' alla volta, insomma, si collegano. Come al solito, sai che noi qua dobbiamo avere un tempo introduttivo che possa permettere un po' a tutti i nostri amici di collegarsi, ecco, che arrivano un po' strada facendo. Aspettiamo un po' un feedback. Abbiamo qualche segnale? Non vedo ancora qua. Mi dicono che state arrivando. Ecco qua. Ecco che incomincio a vedere. Allora, cara Daniela, come si fa? Io devo leggere adesso per leggere tutto quello che tu sei, che hai fatto nella tua vita. Tutte queste tue ricerche, questi tuoi cammini, queste tante, tante attività, non si può dire che tu abbia vissuto la tua vita senza impegnarti nel tuo tempo e producendo molto, ecco, soprattutto con una visione molto aperta al mondo, ecco, quindi la tua grande capacità di costruire delle cose belle per il mondo. Oggi scherzavamo, Si prova. però, oggi scherzavamo che tu mi dicevi, ma io sai, quando ero piccola pensavo di salvare il mondo, no? Mi dicevi, insomma. Tutti i bambini vogliono salvare il mondo, vogliono fare i pompieri per salvare il mondo, vogliono fare, cioè, ognuno di loro ha un mito, ma è sempre il salvataggio del mondo, difficilmente uno vuole fare il distruttore. Comunque, insomma, tu ci sei data da fare, insomma, di cose belle, importanti e utili ne hai fatte tante. Quindi io non voglio dimenticare, quindi adesso leggo perché non voglio fare dei torti a tutto il tempo che tu hai impegnato per esplorare il mondo e per esplorare l'uomo. Dunque, allora, come dicevamo prima, Daniela Muggia è una tanatologa, che è lo studio della morte, di ciò che avviene dopo la morte, vero Daniela? Sì, Dopo la morte e il morire morire è. e il lutto fanno parte della tanatologia. Poi ogni civiltà ha creato una sua tanatologia, Sicura, è certo. di sicuro un tema con cui tutti si devono confrontare, quindi non mi è Certo, e anche. sorpreso che abbia trovato qualche sua visione, qualche sua soluzione, qualche sua proposta. Sì, partendo sempre dal presupposto che la paura del morire è una delle più grandi paure che l'uomo ha, no? Soprattutto morire e non sapere cosa succederà dopo. Vado avanti nel tuo lungo elenco, quindi tu sei una tanatologa, sei una docente, sei una scrittrice, sei anche un editore perché hai fondato la casa Amrita che ha pubblicato dei bei titoli con degli autori di cui poi più tardi parleremo anche. Ne avremo anche un ospite prossimamente, quindi sei anche una traduttrice, ecco, quindi sei stata docente nel master di secondo grado dell'Università di Roma 3, è un master in accompagnamento empatico del morente, quindi pedagogia e tanatologia, e nei corsi di educazione medica continua. Sei membro e tutor dell'equipe di accompagnamento di Tongren, che è un'associazione di cui sei presidente, sei educatrice senior nei corsi di accompagnamento spirituale dell'associazione RIGPA. Sei autrice insieme alla psichiatra Emilia Costa di un bellissimo libro che si intitola Giù le mani da Pierino, accompagnamento empatico dei bambini con la sindrome da iperattività e deficit di attenzione.
Sei autrice insieme a un veterinario. Questo è un libro bellissimo, col veterinario Stefano Cattinelli. Questo libro si intitola Tenersi per zampa sino alla fine, accompagnamento empatico e cure palliative per gli animali alla fine della vita. Sempre edizioni Amrita, quindi sono tutte le tue creature queste. Poi nel 2004 hai messo a punto il metodo Empathic Care of the End of Life, che quindi è un accompagnamento empatico della fine della vita. ESSEL è l'acronimo, no? Di questo tuo metodo, che da allora diffondi in tutto il mondo. Quindi il termine empatico sta a indicare che in questo tipo di accompagnamento si sviluppa nell'accompagnatore con l'aiuto delle metodologie contemplative tibetane, che quindi sono i tuoi studi, i tuoi grandi approfondimenti, uno stato di grande empatia eticamente orientata, che fa riferimento a degli studi molto recenti di Tania Singer. Poi questo approccio non ha nessuna appartenenza religiosa, ma rispetta appieno quella del morente, cioè tiene conto infatti della sua dimensione spirituale, presente anche nei laici, sotto forma di una serie di valori assoluti positivi, per esempio un'assoluta bontà, un'assoluta giustizia, eccetera, e soprattutto della maggiore empaticità che insorge con l'avvicinarsi della morte, come spiegato dagli studi tanatologici tibetani. Ecco, so che sicuramente non c'è tutto quello che tu hai fatto, però diciamo, da che parte iniziamo questa sera? Da che parte iniziamo? Perché cioè, il tuo percorso è stato veramente un percorso molto ricco, cioè si sente nella tua storia che c'è stata molta, molta ricerca, no? Ecco, io vorrei sapere intanto tu come sei arrivata, cioè a scegliere la tanatologia, no? Qual è stato il Ma percorso che ti ha io ci portato? sono arrivata un po' per tante vie. Intanto perché ho cominciato a studiare, io mi sono avvicinata molto presto al buddismo tibetano perché ero curiosa di tutte le religioni e quindi a casa mia già ce ne stavano due o tre, per cui era normale che io potessi anche molto giovane esplorare quello che mi andava di esplorare senza che nessuno mi mettesse dei freni esplorativi, e questo sicuramente è stato un grande dono da parte della mia famiglia. E poi che altro dire? Mi sono avvicinata al buddismo tibetano in anni in cui era molto raro incontrare dei maestri tibetani in Europa, perché parliamo degli anni 70, verso la Tanta, fine è degli anni tanta, sì, è 80, vero. verso la fine, erano proprio pochi. E io ero molto, molto colpita da questa visione del mondo che avevano, e una delle cose che ricordo mi colpì moltissimo era il concetto della morte come una grande occasione. Venendo io da una cultura dove invece la morte è molto temuta, questo ricordo che mi colpì molto, incominciai a tirar su le antenne e le orecchie. E poi ho conosciuto un maestro che è stato anche molto importante nel far capire al mondo occidentale questa visione della fine della vita, della morte, eccetera, che viene dal Tibet, e che è stato Sogyal Rinpoche. Ora, io l'ho conosciuto nell'85, ho studiato con lui Fantastico l'anno lui. scorso, è mancato l'anno scorso, Recentemente, certo. quindi E lui sono è quasi sicuramente. 35 anni di Sì. frequentazione di un certo tipo di approccio e di studio, e la tanatologia tibetana è molto molto ricca perché anche geograficamente, no, storicamente lo si comprende. Hanno incominciato a indagare i buddisti tibetani, hanno incominciato a indagare subito la morte e il morire, perché quando il buddismo è arrivato in Tibet intorno all'anno 800 d.C., ha trovato subito un terreno molto fertile, perché anche la tradizione Bön, che era già presente, ha un'enorme tanatologia, enorme, perché da decine di migliaia di anni, insomma, loro dicono 16.000 anni, poi gli studiosi non sono d'accordo, dicono di più no, semmai dicono di meno, ma comunque hanno questa ricchezza di studio della morte e del morire, a cosa serve, che cosa può accadere durante, come accade.
che è impressionante, per cui il buddismo tibetano si è innestato su un terreno fertilissimo e già ricco di studi empirici. Daniela, scusa se ti interrompo, ma il Burm sarebbe il buddismo più antico, la via più No, antica. non ha a che vedere con il Perché il buddismo. Dalai Lama l'ha riconosciuto come altra via. Allora, no, appunto è un'altra via, ma è precedente all'arrivo del Buddha Shakyamuni. Noi oggi quando parliamo di buddismo ci riferiamo al Buddha Shakyamuni, il quale ha fatto tutta la sua storia ed è approdato il suo Dharma, è approdato intorno all'anno 800 di questa della nostra era. Ma i Bön si rifanno, diciamo così, a un Buddha più antico, no? Certo. Quindi, ma non lo si chiama buddismo, si chiama Bön, Sì, perché appunto era sì, 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 sì. precedente e così si chiamava. Mi sono espressa bene, però so che insomma è praticamente è un percorso più antico Più del antico che ha buddismo che preceduto non l'arrivo del Buddha conosco. Shakyamuni. Erano molto evoluti, pare, no? Erano È di una ricchezza un po' straordinaria, sciamani anche loro. è di una ricchezza straordinaria, molto vivo ancora. In questi ultimi anni molto insegnato anche in Europa e comunque appunto dotato di una tanatologia che è molto ricca già di suo. E quindi questo è stato un po' quello che mi ha attratto e ovviamente sono stata anche attratta verso un maestro che di questo parlava molto e molto ha insegnato, è l'autore del libro tibetano del vivere e del morire, che è stato letto da Sì. milioni di persone nel mondo. Che consiglierei ai nostri amici che Assolutamente. ci stanno seguendo. Quindi l'autore è Sogyal Rinpoche, il titolo è Il libro tibetano del vivere e del morire, da non confondere con il libro tibetano dei morti, che Morti. è un'altra cosa, e l'editore italiano è Ubaldini. Bene. Ecco, tornando a noi, poi io ho continuato quando si è aperta un perfezionamento universitario di tanatologia, mi sono iscritta, questo è avvenuto un po' di anni fa, ed era alla Federico II di Napoli. Di Quindi Napoli. dopo la laurea, all'epoca non si chiamavano ancora master, non c'era ancora l'abitudine in È Italia. una specializzazione. Sì, no, nemmeno, si chiamava Sì, perfezionamento. difatti. Perché la specializzazione era un'altra cosa, un Ancora perfezionamento più. aveva accesso anche qualcuno che venisse da un'altra facoltà, ma il cui percorso di studio fosse stato in qualche In qualche modo accettato. modo affine, certo. È quello che è successo a me. Io venivo dalla linguistica, però avevo tutto questo studio già portato avanti con Sogyal Rinpoche, con l'associazione RIGPA, appunto, che è l'associazione degli allievi di Sogyal Rinpoche. E quindi insomma mi hanno assolutamente aperto le porte e io ho potuto studiare con questo straordinario tanatologo che aveva una conoscenza molto, molto approfondita delle tanatologie orientali, che era Cesare Boni. E quindi lui è stato per me un altro grandissimo maestro. Eh sì. E poi, vabbè, poi dopo altri che ho conosciuto in seguito e che per me sono tuttora dei riferimenti, come Franco Staseschi, come. Esatto, che è stato il primo a creare un hospice in America, vero? Sì, lui ha avuto, Buddista. è stato geniale, ha creato lo Zen Hospice, praticamente in una sorta di terra di nessuno della legge. Nel momento in cui c'è stata l'exploit dell'AIDS, questi malati erano cacciati dagli ospedali, cacciati dalle famiglie, era una tragedia, e non c'era nulla che gli impedisse di farlo, dunque lo ha fatto. Lo ha fatto e lo Zen Hospice è diventato un modello importante proprio anche a livello internazionale. Sì, ma c'era anche, so che tu hai approfondito anche con Marie. Marie Denzel, sì. Beh, Marie Denzel non è propriamente una tanatologa, però ha fatto molto accompagnamento nella sua vita e in particolare ha accompagnato il presidente Mitterrand e questa le ha dato improvvisamente Grande rilievo. una certa notorietà, peraltro del tutto meritata indipendentemente
dalla fama del personaggio accompagnato. C'è stato un periodo in cui si sono uniti un po' per me i tre cammini, perché Rippa ha cominciato ad organizzare dei seminari dove intervenivano la Marie Denzel e Ostaseschi. Ah, Allora, bellissimo. queste due bombe, no, messe insieme. È stata una grande opportunità, sicuramente, Speciale. sicuramente, Ancora sicuramente. adesso ne uso alcuni frutti quando a mia volta tengo qualche seminario. Ho ancora questi riferimenti. Direi di, magari di approfondire meglio, cioè, questo concetto di che cosa sia la tanatologia, no? Perché per tanti è ancora una cosa sconosciuta. Sì, anche perché in questa parte del mondo la morte ovviamente viene Vissuta. Certo, accantonata, insomma, non, no? Se ne ha è molta paura, se vissuto ne molto parla poco. negativo, ecco. E quindi di conseguenza l'assurdo di questa cosa qua è che noi tutti quanti, se tu pensi quanto ciascuno di noi studia nella vita e si prepara per diventare questo, per diventare quell'altro, e non si prepara per l'unica cosa che di fatto gli accadrà, le altre possono accadere o non accadere, ma di morire è sicuro. Quindi, Facciamo tanti progetti per tante cose, prepariamo per tante cose, ma per quella cosa tranne che prepararsi a per cui queste, abbiamo una paura tremenda, e la paura non fa 90, ma fa 180, assolutamente. 360. Ci sono appunto invece delle tanatologie, non è la tibetana quella soli, quella unica, ma in particolare questa è veramente estremamente ricca e strutturata, dove invece si impara a scoprire che cosa non muore e a sperimentarlo. Allora, se io lo sperimento da viva, non ho paura, perché Certo. non mi baso più sulla fede. Sai, il buddismo è poco fideistico, cioè è una cosa dove tu, cioè, il Buddha è uno che dice, ma non seguitemi perché io sono il Buddha. Ma ascoltate quello che dico, prendete le parole, ma non fermatevi alle parole, andate oltre le parole, no? E non, quindi non fermatevi neanche al primo livello di significato, andate ancora oltre e sperimentate. Sperimentate quello che dico, poi se vi va bene, allora seguitemi, no? Quindi ha una visione, non c'è niente di dogmatico in questo. Non c'è nessun comandamento. Eh sì, allora per una persona con una mente molto occidentale come posso essere io, malgrado questa lunga frequentazione dell'Oriente, beh, per me è molto importante perché, e adesso ancora più importante perché dai primi degli anni 2000 hanno incominciato questa nuova generazione di scienziati che si occupano appunto di neuroscienze e così via, hanno incominciato ad analizzare i meditanti, prendendo questi meditanti super esperti, perché si sono detti se nulla è cambiato nel loro cervello, col cavolo che quelli che fanno ogni tanto mezz'ora di meditazione. Possono, esatto. Quindi sono partiti quei pezzi grossi, diciamo così, e hanno incominciato ad esaminare loro, scoprendo che, noi sappiamo ormai da molti anni che il cervello è neuroplastico, cioè cambia di aspetto, di forma, a seconda delle aree del cervello che noi esercitiamo. Quindi, così come è il cervello di un pianista che fa ore e ore e ore con le dita sul piano, è molto diverso dal mio che non so mettere due note in fila, allo stesso modo il cervello di un meditante molto addestrato è completamente diverso dal cervello di una persona che non conosce la via della meditazione. Quindi noi sappiamo che attraverso anche la coltivazione di stati mentali e non solo di stati fisici possiamo ottenere dei cambiamenti nel nostro cervello, ma potrei dire ormai anche nei nostri cervelli, perché per esempio esiste un cervello del cuore, esistono delle pratiche meditative che lavorano proprio sul cervello del cuore, sono 40.000 neuroni che noi abbiamo nel cuore. E questi neuroni hanno le loro sinapsi che possono cambiare, che possono apprendere, che possono poi mettersi in movimento da sole, esattamente come accade con il cervello centrale, no? E questa è stata comunque una grande rivoluzione, perché sino a poco tempo fa si pensava che invecchiando, cioè il patrimonio neuronale era quello, finito, non c'erano assolutamente speranze. Adesso si è visto che invece è Sappiamo molto, che non è vero. che non è Sappiamo. vero, che è importante invece esercitare, ecco, no? Il Certo. sistema neuronale.
Eh sì, quindi questo ha fatto sì che io pian piano mi creassi questo approccio che ho chiamato Empathic Care of the End of Life. Ovviamente è stato ascoltato più all'estero all'inizio che non in Italia, adesso è diverso, però all'epoca era così, ormai gli è rimasto il suo acronimo appiccicato e non, perché toglierglielo, va No, bene. beh, anche, direi anche, è anche esplicativo, ecco, insomma, Sì. molto esplicativo, almeno Comunque, insomma, permette di intuire di che cosa si stia parlando, no? penso, spero di sì. Comunque si sta parlando del fatto che dentro alla tanatologia tibetana esistono molte pratiche che sono comunque delle pratiche in comune anche con la parte non tanatologica del buddismo tibetano. Ma soprattutto hanno a che vedere con la morte e il morire, perché comunque un'intera civilizzazione che si è costruita sul pensiero di rendere la morte un momento straordinario, di realizzarla come qualcosa di fantastico, appunto una grande occasione. Poi, se vuoi, cerchiamo di capire insieme dov'è questa occasione. Esatto. Io adesso ti lascio andare avanti, ma poi arriveremo dunque, no? Dove Sì, dovremo svelare l'arcano in qualche modo. ecco, beh, voilà, direi che ovviamente per me è stato importante quando la scienza è arrivata a analizzare i cambiamenti sottili nel cervello a seconda degli stati meditativi raggiunti in base all'applicazione delle regole tradizionali. Quindi è per questo che un metodo che è nato due radici, insomma, questo albero. Una è profondamente radicata in Oriente e in particolare nel buddismo tibetano, ma perché quella è stata un po' la storia di studio della mia vita e anche di pratica. E dall'altra parte è profondamente radicato nelle neuroscienze, ma anche nella fisica quantistica, perché anche da lì viene una spiegazione e la tirerò in ballo appena cominceremo a parlare di questa grande occasione. Esatto, allora quindi cerchiamo di capire intanto, appunto, abbiamo visto di che cosa tratta la tanatologia. Allora, vediamo in che modo, cioè, viene applicata. Va bene, allora tutte, ce ne sono tantissime di tanatologie, ok? Ce n'è una meravigliosa del centro del Messico, per esempio, che risale ai Mexica. Chi di voi è andato in Messico nel periodo in cui noi abbiamo i santi e i morti, che insomma da noi si è ridotto un giorno, si vede che in Messico dura decisamente di più, ma addirittura durava un mese in tempi più antichi, no? Questo tempo dello stare con la morte, eccetera. Tutta questa allegria che si scatena nel periodo della morte, perché anche per la tradizione del Messico centrale, la morte è una straordinaria occasione. Sono, come dire, due tanatologie che sono rimaste abbastanza ben conservate. Mi fai venire in mente a proposito del Messico, cos'era 2 anni fa che è uscito Coco, quel cartone animato Coco? Non l'ho È stato visto. un grande successo, ecco, che quindi era No, no, molto bello. fa parte sulla lista delle cose da Devi vedere. guardarlo, esatto, è molto bello perché fa appunto riferimento al fatto che cioè, sia come sia importante ricordare e far vivere nella nostra memoria i nostri cari che sono passati dall'altra parte, ecco, insomma, e c'era con tutta questa festa, con tutta questa allegria che c'era appunto intorno. Lì si preparano i piattini, fanno delle cose incredibili i messicani. Ecco, detto questo per dire che di tanatologie ce ne sono molte e io ho scelto questa perché probabilmente non mi basta una vita per esplorarla tutta, no? E dunque, con questo non intendo minimamente sminuire altre visioni, semplicemente uno qua deve fare una scelta, e cioè io dico sempre che ci sono due tipi di tanatologi, quelli che studiano tutte le tanatologie ma poi non hanno il tempo di accompagnare o non hanno il desiderio, e poi invece ci sono, come dire, i militanti come me che
che alla fine ne scelgono una sola perché il resto del tempo pratichi? accompagnano nella realtà Li dei accompagnano davvero. fatti. Poi Quindi io ho preferito essere sul terreno e accompagnare perché io mi sono resa conto quando da poco avevo conosciuto Sogyal Rinpoche, cioè quando è mancato mio padre, quindi avevo cominciato a spigolare dei pezzi di questo insegnamento, non avevo una visione molto completa. Però ho utilizzato quel poco che avevo compreso per accompagnare mio padre e quando ho visto che malgrado la pochezza del cuoco, che ero io, la bontà degli ingredienti facevano un gran bel piatto, per cui la morte del mio papà è stata un'esperienza straordinaria che ogni tanto anche racconto durante il seminario, la racconto nei libri. Ecco, io lì ho capito questo, che era come le pari opportunità, no? La parità dei sessi, il diritto alle cure per tutti. Noi abbiamo diritto tutti ad un accompagnamento che ci aiuti a cogliere la grandiosità e l'occasione che nella morte è nascosta. È un diritto. Allora, passato poi il resto della vita e continuo, perché mi sa che ancora per un po' ci rimango, rimango ancora in giro, se posso, se no, pazienza, va bene così. Ma proprio nel tentativo di portare questa visione dentro agli ospedali, spesso vado a fare delle lezioni nei master di infermieristica oppure di cure palliative con i medici palliativisti che si stanno formando a questa specializzazione. E poi molti ECM negli ospedali, ecco. Comincio a sentire la tua voce che va e viene, speriamo che resista tutto bene, come ci siamo detti Chi oggi, lo sa, chi lo sa. incrociamo bene le dita. Beh, volevo dire che quello che tu hai detto adesso è veramente, cioè, un pensiero su cui soffermarsi, perché il fatto di sapere, dovremmo tutti quanti sapere accompagnare, perché tutti quanti avremo bisogno di farlo e dovremmo avere diritto anche di riceverlo quando tocca a noi, insomma, quando toccherà a noi. Ecco. Tu pensa soltanto a questa cosa del Covid di recente, no? Tutti quanti terrorizzati di Sì, fronte a avessimo avuto degli accompagnatori formati, che è una cosa alla quale sto arrivando non più solo per volontari, perché adesso sono in una fase in cui il metodo è sottoposto all'approvazione ministeriale e l'idea di fare un'università va di pari passo con questa approvazione. Sarà un'università popolare perché poi io vorrei che veramente tutti potessero, o quasi tutti, insomma, avere accesso e dovrebbe creare proprio una nuova figura professionale riconosciuta dallo Stato. Quindi stiamo andando verso questa cosa che ora è un po' lo scopo della mia vita. Poi siamo state fermate dal Covid anche noi. È una bellissima cosa perché davvero, cioè, siamo tutti molto impreparati, non sappiamo come comportarci, no? Di fronte alla morte. E quindi penso che da un punto di vista educativo dovremmo completarci, no? Anche su questo fronte. E cerchiamo di entrare. Ogni tanto guardo qualche Adesso, difatti, domanda, vorrei intanto qualcosa ringraziare di laurea, no. tutti. Se mi va in porto questa iniziativa, no, saranno accolte anche altri tipi di studio, però adesso ancora non dipende da me. Beh, Devo andare a fare i passettini piano piano, ecco. sicuramente avere c'è cioè, un riconoscimento e fare in modo che anche come formazione, cioè voglio dire, sicuramente è un percorso che potrebbe dare anche adito a dei crediti formativi, credo, Ma i crediti no? formativi ci sono già nel momento in cui l'ente presso il quale tu sei in servizio ti riconosce questo come un percorso formativo. Io spesso ho fatto delle cose in ospedale e l'ospedale riconosceva queste cose come crediti formativi per il personale. Ma Quindi sono poi famosi comunque, ECM, no? Negli ospedali. sì, direi che tutte quelle realtà dove ci sono, cioè, i reparti oncologici, insomma,
ci dovrebbero essere delle persone specializzate in questo, no? Sai, io non credo solo nei reparti No, oncologici, certo, non solo, però a maggior ragione. Simone è dappertutto. Sì, hai ragione, però voglio dire che ci sono delle realtà dove la morte è già per tanti purtroppo una cosa che lì, cioè questo spauracchio, e per fortuna adesso i numeri stanno cambiando e quindi le morti per tumore, cioè, non sono più così elevate come lo erano una volta. Però sicuramente ci sono delle realtà dove, come anche i centri, le case di cura, insomma, Sì, abbiamo. no, certamente, cioè c'è un enorme, voglio dire, è la cosa più Si muore dappertutto, ma ci trasversale. sono dei posti dove c'è la morte, la senti di più, ecco, per il te, voglio dire. Sì, ma anche nelle case, ma anche i nostri accompagnatori, e mi riferisco all'associazione Tonglen, dove tengo parte dei miei corsi, insieme ad altri colleghi che fanno anche loro un meraviglioso, meraviglioso lavoro, sia di formazione sia poi di accompagnamento. Sì, ho visto che avete istituito. Volontari vanno, seguono le persone dove sono, a casa, se Sì. sono a casa, poi se vanno in hospice o in ospedale, cercano di seguirle in hospice e in ospedale. Quindi anziché avere, come dire, delle sedi ospedaliere, abbiamo preferito avere come sede la persona. Un decentramento, certo. Sì. Ho visto che avete fatto un servizio molto bello in questi giorni del Sì, per il Covid. Covid, sì. È un servizio ovviamente telefonico di accompagnamento, sia per chi aveva paura perché era malato, sia soprattutto, poi in realtà è questa, che questa è stata la maggiore numero di chiamate, persone che erano in lutto, e poi ci sono stati dei curanti, quindi infermieri o medici che non ce la facevano più, avevano bisogno di un qualche tipo di sostegno e di aiuto. Quindi noi ci siamo offerti in tutti i modi possibili. Poi in realtà qualcosa è venuto da lì, ma su questo dovremmo meditare per capire bene. Soprattutto ci sono arrivate le richieste di accompagnamento da persone che conoscevano personalmente qualcuno di noi e magari raccomandavano quel qualcuno a qualcun altro, no? E quindi Una catena, sì, bene. noi abbiamo messo su un servizio, però probabilmente, come dire, anche questa cosa è stata veramente un po' un fulmine al ciel sereno, no? Quindi non abbiamo avuto tempo di, o anche le capacità, il modo per dire noi ci siamo. Quindi è stato da un lato sottousato, ma dall'altro è andata anche abbastanza bene così, perché ci siamo trovati di fronte a dei lutti traumatici talmente forti che hanno richiesto e ancora stanno richiedendo, e ancora chissà per quanto tempo, di essere sostenuti, accompagnati e Sì, così. io penso a tutti quelli che, a proposito del nostro discorso di questa sera, invece a tutti quelli che in ospedale sono morti da soli. Certo. Ora, lì è interessante perché nell'armamentario, nelle pratiche della compassione, che è un gruppo di pratiche, si chiamano così, esistono delle pratiche che si possono fare per accompagnare la persona anche quando non riesci a vederla, quando non ti è possibile vederla. Questa è una cosa molto, molto interessante perché, per capire come queste cose sono nate, bisogna immaginarsi queste infinite distese, no? Desertiche ad altissima quota, che erano l'immenso Tibet. territorio tibetano, dove addirittura esisteva la diagnosi per procura, cioè il padre era gravemente malato, rimaneva a casa, la figlia prendeva il cavallo, faceva 3 giorni di cavalcata per andare dall'AMCI, dal medico. E il medico aveva la capacità, immagino che ancora sul posto questa capacità ci sia, di prendere il polso del padre attraverso il polso della figlia. L'analisi energetica.
impressionante, però questo era fatti bene, non c'era altro modo, non c'erano ruote, non c'erano carri, perché era stato la profezia, era che nel giorno in cui, ovviamente conoscevano la ruota, ma non ne facevano uso, perché la profezia era che il giorno in cui fosse entrata la ruota, loro sarebbero stati perseguitati, cacciati, e le ruote sono entrate effettivamente con i cinesi. Certo. Quindi. Senti, i nostri amici vedo che stanno ponendo un po' di domande. E intanto vi saluto un po' tutti e non riesco a salutarvi per nome, però vi ringrazio tutti e vedo che siete veramente in tanti. Grazie Enrico, buona live, il nostro Enrico Ballantini, fondatore di Focus, il mistero della vita. Daniela, che tu non conosci ancora, ma che poi avrai sicuramente modo di conoscere. Grazie Enrico. C'è una, vabbè, sì, Elga Selvaggio dice: qui in Italia siamo indietro di anni luce. Nì, nel senso che se mi riesce sto colpo, facciamo un balzo quantico in avanti. Allora, pensate che tutto doveva accadere il 28 di marzo, quindi era la data del benvenuto ufficiale, no? Però non si può dire fino a quando non avviene, quindi. Posso dirti una cosa che era meglio non fosse successo, ma che a maggior ragione, dopo quello che abbiamo vissuto, un percorso come questo Vediamo che la cosa storia ha più che dà. legittimato la necessità di un servizio come questo. Comunque, insomma, in totale non c'è solo, tra l'altro, tra i percorsi di studio che questa università vorrebbe erogare, non c'è soltanto ESEL, no, c'è anche il tocco armonico che è un percorso di tocco empatico che è stato messo a punto da due infermieri torinesi e che stanno usando tantissimo e aiuta molto anche laddove il controllo del dolore non è perfetto, no? Quindi migliora la capacità di tolleranza rispetto al dolore. Cioè, non vedo l'ora di potervene parlare davvero, per adesso siamo Adesso, Adriana ci dice, Adriana Ippolito dice: io 2 anni fa con la malattia terminale di mia sorella, presa dalla disperazione nel vederla soffrire, le ho detto alcune cose che le hanno fatto bene, credo e spero. Certo non è stato facile, ma spero che sia servito a sollevarla un po'. se hai avuto questa impressione, è così. Perché voglio dire, no, attenzione, noi siamo empatici per natura. Noi siamo empaticissimi da bambini e diventiamo empaticissimi alla fine della vita. Nel mezzo ci dimentichiamo un po' come si fa, no? È per questo che abbiamo un percorso di addestramento che proviene dalla tradizione, che ormai è ampiamente studiato e confermato dalle neuroscienze, quindi c'è un percorso di addestramento per recuperare questa capacità di entrare e cogliere ciò che è nell'altro da dentro di lui, no? Non c'è, la soglia di separazione si abbassa molto, diminuisce, si è molto meno separati. Quindi io credo che, come in questo caso di un amore grande come quello fra sorelle, la sorella che sta morendo è molto empatica perché è una persona alla fine della vita e l'altra sorella sente che c'è qualcosa che può dirle e che la può aiutare. E se poi sente dentro e vede, no, che c'è più quiete, che c'è, e a volte anche c'è qualcosa, l'atmosfera, no? Un'atmosfera di grandissima dolcezza, di grandissima quiete. Sono tutti segni che ha funzionato. Beh, sicuramente il buon Rizzolatti con i suoi neuroni specchio ci ha insegnato tanto, no? Cioè, per Sì, quanto riguarda l'empatia. assolutamente, però i neuroni specchio sono una delle porte da cui entra l'informazione. Per chi non sapesse bene cosa sono, è un sistema, più che altro un sistema che si chiama sistema specchio, sono dei neuroni che tutti abbiamo, anche gli animali li hanno. E sono quelli che ci permettono di cogliere la dimensione
disposizione, il funzionamento, l'attivazione dei neuroni della persona che abbiamo di fronte in modo immediato, cioè è come se dentro di noi essi si disponessero allo stesso modo, rispecchiando ciò che avviene nel cervello della persona che abbiamo di fronte. Quindi, se la persona ha, come dire, attivato certe zone del cervello che presiedono la paura perché ha paura, nella nostra mente si attiva la stessa cosa. E allora siamo, per esempio, seduti, tranquilli, in poltrona a guardare un omino che passa sul filo lassù in alto, noi siamo al circo, l'omino ha un'esitazione, lui ha paura, noi facciamo un salto sulla poltrona, ma non siamo sul filo, no? Quindi abbiamo assaggiato qualche L'empatia. cosa, il suo modo di essere l'abbiamo assaggiato da dentro di lui. Però nella coltivazione dell'empatia, proprio perché è orientata attraverso la compassione è sviluppata da una parte del cervello, ci ha spiegato Tania Singer con delle ricerche anche molto recenti, diversa da quella, per esempio, in cui si sviluppa l'empatia, no? Quindi, se io sviluppo solo l'empatia, non sono necessariamente utile Completa. al mondo. Sì. No, addirittura, voglio dire, per assurdo, se prendete il classico torturatore dei film dell'orrore, è un personaggio super empatico perché deve sentire dove l'altro è, perché se no l'altro muore, finisce di divertirsi. Quindi l'empatia da sola non è necessariamente utile. Mentre invece quando c'è questo connubio con la La compassione, compassione. anche ci garantisce che non entriamo in quello che tutti, quando uno dice empatia, incominciano a temere, che è uno stato fusionale con l'altro, perché se io entro in fusione con l'altro non gli sono più di alcuna utilità. Quindi, Un'altra domanda, sì. Pat che dice come accettare la morte improvvisa, come potersi preparare ad accogliere questa esperienza in modo naturale? Grazie infinite. Allora, qui devo tirare in ballo una visione che è quella del cambio di paradigma che viene ormai sempre più proposto in tutte le materie, in tutti gli studi della fisica quantistica. Noi siamo passati da una visione newtoniana del mondo con tutte le particelle separate come i mattoncini, no? A una visione in cui la particella sì c'è, esiste, ma coesiste col fatto che è parte di un tutto. E di questo tutto è il campo quantico, che non è un campo di energia come molti possono immaginare, no, è più fine, un potenziale energetico, cioè prima ancora di diventare energia o qualsiasi altra cosa. Quindi è potenziale, tutto il potenziale lì, allora se vogliamo possiamo dire onnipotente. Di campo quantico ce n'è uno solo, non ha direzionalità, non ha limiti, è un'onda infinita. Quindi è onnipresente e siccome si è notato che se si spediscono per esempio, due fotoni lungo una fibra ottica a grandi distanze di molti chilometri l'uno dall'altro, presentando tanto da un lato quanto dall'altro del percorso uno sdoppiamento finale del percorso, per cui se il fotone prende la strada di destra si trova uno specchio e quindi viene arrestato, se prende la sinistra continua, e poi si è scoperto che questi accidenti di fotoni, quello che andava di qua e quello che andava di là, tutti e due avendo la scelta alla fine del percorso, sceglievano contemporaneamente la stessa cosa. Allora ci si è chiesti che cosa diavolo informasse i fotoni, e voi direte, beh, sono fotoni, sarà la luce. Peccato che la luce aveva percorso 2 centimetri e mezzo, intanto che l'informazione aveva percorso 11 chilometri. Quindi si è capito che esiste un'informazione istantanea Che che più avviene veloce della luce. se qualsiasi particella è parte del tutto e quindi è istantanea e prescinde quindi dal tempo perché è istantanea e anche dallo spazio perché non si sposta. È un Allora, azzeramento del tempo e dello spazio. sì, c'è che esiste una dimensione che noi conosciamo molto bene, che è questa dimensione relativa, che è assolutamente spazio-temporale, però esiste anche una realtà che non è né Lo spazio spaziale non è temporale, certo. né temporale, ed è una realtà quindi assoluta di assoluto potenziale. Ora,
Attenzione, nella visione, e qui adesso Entriamo. la visione buddista e la visione della tanatologia tibetana, non c'è una visione di anima come un qualche cosa che è un sé insostanziale con le alette e svolazza in giro. C'è il fatto che ognuno di noi, come dire, è luogo ad una parte della conoscenza totale del campo. E proprio come ogni singola parte del campo, noi sappiamo dalla fisica quantistica che con ogni singola sua parte, ogni singolo suo punto in senso di entità matematica, quindi non dimensionale nemmeno quello, ogni singolo punto conosce tutti i punti contemporaneamente. Quindi vuol dire che noi abbiamo una dimensione molto relativa, che questo nostro essere qui adesso per un tempo X, soggetti a tantissimi cambiamenti, per cui ogni istante nasciamo, ogni istante moriamo, e però siamo anche contemporaneamente parte di questa immensità che è onnisciente, onnipresente e onnipervadente, perché non vi è fenomeno mentale come fisico che non proceda da quello. I fisici quantistici parlano di collassamento, cioè un fenomeno collassa, no? È una bellissima immagine che ci fa capire cosa succede. Però attenzione, non collassa una volta per tutte, collassa ogni istante, perché, come diceva Aspect, che è stato un grande scienziato, ogni fenomeno è istante per istante il prodotto di tutte le infinite forze dell'universo su quel Sta fenomeno. presente su quel fenomeno. Quindi noi siamo continuamente mutevoli e abbiamo, come dire, l'impressione che ci sia una continuità, ma la nostra mente non è continua per niente, perché se io vi chiedessi cosa pensavate alle 3:30 di oggi, ma chi mi sa dire questo? Io non ve lo so dire che cosa pensavo alle 3:30. Il corpo è cambiato tantissimo, noi sappiamo che centinaia di migliaia e migliaia di cellule muoiono nei 2 minuti che servono per leggere la pagina di un libro. Sì, noi siamo già diverse da quando abbiamo iniziato questa diretta. Sì, e anche le nostre menti, perché comunque c'è un'interazione che sta avvenendo e che quindi ci cambia per forza. Dunque, siamo fenomeni molto instabili ed è chiaro che se io credo disperatamente in questa mente e in questo corpo, ho riposto male la mia credenza. Ci credo che poi ho paura della morte, perché il corpo muore non solo con la morte, ma muore istante per istante. La mente non solo muore al momento della morte, ma muore istante per istante. Quale mente muore? La mente che è prodotta dai 5 sensi, dal cervello centrale, eccetera, no? Questa mente è molto limitata, per cui percepisce solo alcune cose, altre no. Voglio dire, il mio gatto vede meglio, il cavallo non odorato è più interessante e così via, anche il pesciolino degli abissi ha una percezione di Il colori che io manco mi sogno che esistano, no? Quindi cane sente più di noi. esatto. E noi siamo, se ci identifichiamo con questa mente, che è chiamata mente ordinaria, no? Nel senso di comune, niente di speciale, insomma, è chiaro, questa mente nel momento in cui l'encefalogramma diventa piatto, probabilmente si spegne. Ora vi dico probabilmente perché degli studi molto recenti della fine del 2019 incominciano a mettere in dubbio anche questo. E dopo ne parliamo. E dopo ne parliamo. È un Se caso molto, molto, vogliamo, molto. fino a domani Vi mattina. lasciamo in attesa, dovete aspettare perché dopo vi faremo vedere una cosa veramente eccezionale, veramente Ecco, eccezionale. e quindi in pratica, allora, se io mi fisso, no, su questa cosa, mi identifico tutta la vita con il corpo e con la mente, quella ordinaria, perché non ho ancora scoperto altre dimensioni di me, chiaro che poi ho paura della morte, perché lo so già che muore. Muore ogni minuto, ogni istante, e Noi morirà anche alla possiamo fine. morire da quando nasciamo, più o Sì, meno. comunque esiste proprio un momento in cui proprio si spegne tutto, quindi che è la morte cosiddetta. Allora il problema è con che cosa mi posso identificare? C'è qualcosa che rimane. Allora, rimane
che io sono contemporaneamente un punto, entità matematica, della cognitività del campo quantico. E quindi quello, essendo un potenziale, attenzione, non essendo mai nato, non può morire. E voi mi dite, sì, bella teoria, ma quello come lo contatto? Benvenuti nell'addestramento della mente. Per entrare in quella che è questa tanatologia, chiama la vera natura della mente e la vera natura di tutto. Quindi è una natura quantica, però siccome ne siamo parte, abbiamo anche i mezzi per ritrovarla. Ovviamente ci vuole un addestramento perché noi siamo stati, ahimè, molto ben addestrati dalla vita a identificarci con questo corpo, con i suoi bisogni, cioè col mondo relativo e con questa mente. Quindi c'è un addestramento da fare. Questo Soghi Rinpoche è fantastico perché lui fa proprio questa meditazione della chiara mente, la chiara. Soghi Rinpoche è stato un maestro di Dzogchen. Lo Dzogchen è proprio come dire, è considerato forse il pinnacolo, diciamo così, no? L'insegnamento più alto della tradizione tibetana, ma dico appunto tibetana, non dico buddista, perché esiste lo Dzogchen nel Dön. E devo dire, nella mia vita ho trovato lo Dzogchen come pinnacolo di diverse altre tradizioni. Per esempio, ho scoperto che i Sufi hanno un livello poi di studio molto molto alto che mi ha lasciata di stucco perché ho detto, caspita, ma mi sembra di essere a scuola dal mio maestro, intanto che ascolto gli insegnamenti di questo maestro Sufi. E quindi in realtà esistono delle tradizioni con degli addestramenti per raggiungere la natura della mente, intanto che siamo vivi, che stiamo bene, eccetera, perché allora nel momento della morte qualcosa accade, e cioè accade che tutte queste nostre attuali percezioni molto limitate, nelle quali però crediamo duro come il ferro, si sfaldano perché a mano che la morte si avvicina c'è tutto un processo che è analizzato dalla tanatologia tibetana con una precisione millimetrica, no? Ci sono piano piano si sfalda tutto fino allo sfaldamento completo e quindi anche tra l'altro anche le percezioni del morente sono molto diverse da quelle che abbiamo noi. E qualche volta, adesso apro una parentesi, ma perché tengo tanto a parlare di questo, perché purtroppo la psicologia occidentale non ne tiene conto, chiaramente se le percezioni cambiano, anche quello che vedo, oltre che quello che odo, cambia. E quindi certe volte questi morenti, e io questo l'ho visto tante volte, sono 30 anni che accompagno, quindi no, veramente l'ho visto tante volte. Hanno quelle che si chiamano le visioni di premorte. Visioni vuole anche dire Sì. audio, non solo vista. E quindi vedono e sentono cose che noi non vediamo e non sentiamo. Ci sono delle costanti nel rilevamento di queste percezioni, vero? Delle costanti? No, Nel no, sono senso molto che, vaghe ad nella mia. esempio, tanti dicono che vedono i loro cari. Questo Ah, beh. le costanti, voglio dire. Diciamo che quella dei loro cari è una. Capita molto spesso, però è come se in realtà attraverso la visione. Ecco, diciamo che la visione occidentale, semmai sarà, vedono i loro cari. La Sì. visione orientale non è necessariamente questa, ma sarebbe piuttosto incominciano ad avere la percezione della vera natura di tutto, che è per forza perfettamente buona. Perché se no non potrebbe essere cognitiva, no? Immaginatevi il tutto che decide di fare male a qualcosa, fa male a se stesso e quindi sarebbe idiota, dunque non può che essere perfettamente buono. Allora hanno la visione di questa vastità, di questa cosiddetta vacuità che è perfettamente buona, è perfettamente cognitiva ed è potentissima e il cervello cerca ancora di tradurre, no? E questo molto buono. Il molto buono per noi alla fine sono le persone care che ci hanno lasciato e quindi ci sono visioni Diciamo quello. che non sono più della madre spesso o del padre o dei nonni.
no? È solo una però, è l'inizio, la prima eventuale visione è questa. Poi ce ne possono essere molte altre veramente straordinarie e l'importante è accoglierle. A me è capitato spesso di avere a che vedere con persone che sono rimaste veramente molto lucide fino alla fine e di avere dei dialoghi del tipo: ma come, ma tu non vedi questo? Ma come tu non senti questo? Mi diceva la persona. Io dico: no, sei tu che ti stai avvicinando ad un allargamento totale della coscienza. Io no, sono ancora qua, però dimmi, raccontami cosa vedi, cosa senti. E di avere comunque così parte insieme in questa nuova esperienza. Allora la mia richiesta è: per favore, non negateglielo, non ditegli delle cose del tipo: ah, non si preoccupi, sicuramente perché sta prendendo la morfina, perché non è vero, non è vero, non sono allucinazioni, le allucinazioni hanno tutto un altro tipo di tessuto, no? E quindi bisogna imparare, uno dei lavori che facciamo nei corsi è proprio Creare il distinguo. distinguere A da B. E quindi, Sì, da quelli che possono essere degli effetti indotti da delle sostanze, da quello che può essere invece il vero vissuto. Ecco. Io qua vedo tante domande che arrivano. sì, vedo moltissime. Per fortuna, avete visto che sotto c'è nel sottopancia c'è Ecco, un link. stavo per Magari. dirlo anch'io. Guardate che nel sottopancia che scorre c'è scritto. Per ulteriori domande iscriviti al seguente gruppo WhatsApp, che è un gruppo che ha creato Daniela per voi. Questa sera, sapendo che probabilmente non saremmo riusciti a dare le risposte, quindi Ma anche perché ci sono delle domande che vengono dopo, magari. ecco, se vi vengono in mente delle domande, piuttosto questo gruppo che lei ha fatto solamente per noi per dare le risposte a voi, cioè voi potete fare le domande, scriverle, lei poi vi può rispondere anche con un vocale e quindi No, ma sì, ho anche per anche iscritto. per iscritto, di modo che voi altri possiate avere in qualche modo cioè, una risposta ai vostri interrogativi. La chat. Annie Monfrini, ad esempio, scrive: io non ho avuto il coraggio di dire a mia figlia, 17 anni, in oncologia pediatrica, che aveva ancora pochi giorni di vita. Come si può preparare a questo passaggio, a quell'età? Guarda, mi è capitato di accompagnare persone molto giovani. Prima inizia l'accompagnamento e meglio è, perché ci si prepara insieme. Ci si prepara insieme i genitori, il figlio o figlia, e insieme è fattibile. Ci sono, sai, devi pensare che anche i bambini, bambini proprio, non adolescenti, sanno che la morte è vicina e a volte non osano parlarne, non osano parlarne perché non vogliono appesantire lo stato, la sofferenza dei loro genitori. E quindi viene a crearsi un non detto, no? E a volte se c'è un accompagnatore, con l'accompagnatore riescono a sfogarsi. A volte può capitare che l'accompagnato ti dica che vorrebbe tanto poter parlare con loro di questa cosa, ma non se la sente perché non vuole appesantire il loro dolore. E gli altri vorrebbero tanto poterne parlare con lui, ma ti dicono la stessa cosa. Allora, una delle arti dell'accompagnamento è quello di riunirli dicendo: guarda che lui sa, guarda che lei sa. E farlo con qualche volta anche in un modo che ha da essere correlato all'età della persona, perché un bambino di pochi anni non parli come a un adulto. Bisogna sempre tenere conto di quali onde cerebrali sono presenti, perché le onde cerebrali che ha un adulto sono tutte lì, però sono arrivate a rate. E quindi ci sono delle età in cui la metafora funziona, delle età in cui non funziona ancora la metafora. E nell'età in cui funziona la metafora, allora ci sono delle splendide storie, fiabe che si possono leggere insieme e che sono state create proprio dagli accompagnatori che si sono accorti. Stile Boule de Rêve, Palla di sogno, Esatto, è esatto. una favola bellissima quella per i bambini, no? Per Esattamente. Palla di accompagnare. sogno è nata proprio da una storia vera di accompagnamento.
La vuoi raccontare? Molto bella. Sì, la storia di questa, l'antefatto è una bimba di 6 anni che sta morendo di cancro e l'accompagnatrice si accorge che la bambina sa, ma non rivela alla mamma che le è accanto e quindi si tiene tutte le sue ansie dentro. E la mamma, ovviamente anche lei sa, ma fa finta di niente con la bambina. E allora un giorno l'accompagnatrice riesce a mandare la mamma a farsi finalmente una doccia, un giro, una passeggiata, dicendo: "Non ti preoccupare, rimango io con questa bimba." E la bambina le dice: "Raccontami una storia." E allora lei incomincia, non ha nessuna storia in mente, no? E dice: "C'era una volta." E poi c'era lì un orsetto della bambina che si chiamava Palla di Neve, no? E allora lei sapeva che si chiamava così, dice: "C'era una volta Palla di Sogno." Poi dice: "Palla di Sogno, cos'è?" Cioè lei stessa è stata sorpresa dalla sua storia, no? E quindi ha incominciato a raccontare la storia di questo Palla di Sogno, che è un piccolo delfino che ha delle cose sulla schiena che gli danno fastidio, che prudono, no? E questi bozzi a un certo momento si aprono, pian piano ci sono queste ali che nascono, di cui lui non sa assolutamente che cosa fare, ma anzi se le deve trascinare appresso, la vita è molto faticosa sott'acqua con queste grandi ali, eccetera. E però lui incomincia ad intravedere, ha sempre dei suoni di una musica molto bella, di un raggio rosa dell'alba che entra nell'acqua, di un pianeta, comincia ad avere visione di un pianeta di cristalli, e insomma alla fine questo delfino, la sua mamma sarà quella che gli darà un gran colpo di coda, lui schizzerà fuori dall'acqua, dove ovviamente i delfini non possono sopravvivere più di tanto, aprirà le ali e arriverà in questo pianeta di cristallo. Questo permette a un bambino dell'età giusta per Palla di Sogno, di incominciare a comprendere quello che accade attraverso una metafora. E la metafora diventa il luogo in cui il discorso con la mamma viene ricostruito, no? E quindi ecco, tanto per rispondere Bellissima, alla domanda sì, che tu fai. bellissima, bellissima. Sì, dunque, come accettare la morte improvvisa, come potersi preparare ad accogliere questa esperienza in modo naturale? L'abbiamo già fatto, giusto? Ma dunque, diciamo che l'addestramento è la chiave, sia per noi, per quando moriamo noi, sia per aiutare gli altri. Cioè, noi vogliamo tutti che queste persone care muoiano in pace, siamo d'accordo. Allora, sembra l'uovo di Colombo, ma io dico sempre, se vuoi che muoia in pace, diventa tu stesso pace, perché l'altro è empatico. Se io divento pace, che poi mi direte, beh, momento, come si diventa pace? Sono d'accordo, no? Però adesso, puta caso, penso che sia tutto chiaro il percorso e diventiamo pace. Scegliamo di essere pace in mezzo al bailamme che c'è intorno alla morte delle persone, e non mi riferisco solo al Covid. Se noi riusciamo a diventare pace, certo che queste persone muoiono in pace, tanto per dirne una. Perché sono estremamente empatiche e questo vale ovviamente per gli animali. Come diventare pace è tutta un'altra storia. Occorre addestrarsi. Occorre addestrarsi. Si comincia osservando il respiro, meditando con la bocca aperta e si comincia da lì, piano piano, piano piano, a placare la mente e poi ad accogliere tutte le cose che vengono dall'esterno, perché la meditazione non è chiudere le cose fuori, ma è accoglierle senza aderire a nessuna di esse. Piano piano, piano piano si arriva ad uno stato in cui ci si accorge che esiste uno stato di consapevolezza che è non referenziale, cioè non è limitata da un qualcosa. No? Se io dico sono consapevole di questa collana, ho limitato la mia consapevolezza a questa collana. Ma se riesco ad essere consapevole senza un oggetto, se non il fatto di sapere che sono consapevole, quindi consapevolezza autoconsapevole, allora non ho più una mente, sono uscita dalla mente ordinaria, che
che è sempre invece consapevole di questo, di quell'altro, ha le sue proiezioni, le sue paure, le sue aspettative, eccetera. Esco da lì e quello è uno stato di pace profonda, dalla quale possiamo morire e dalla quale possiamo accompagnare gli altri. Può andare via bene. Si può andare via bene. Almeno in pace, almeno in pace. È comunque difficile, non è una cosa, non è un addestramento che 2 minuti ed è fatto. C'è una nostra amica che difatti dice: ma che requisiti bisogna avere per fare questi corsi? Ma dunque, al momento, fino a quando non c'è l'approvazione ministeriale, i corsi che faccio io sono aperti assolutamente a tutti, però al momento non danno neanche, danno solo un attestato di frequenza, cioè non possiamo ancora dare un diploma perché aspettiamo questo riconoscimento. Il riconoscimento arriva con dei condizionamenti, ovviamente. Allora, nella richiesta che io ho formulato, c'è che ci sia almeno una scuola superiore, perché altrimenti è molto difficile accostarsi a tutta alla parte scientifica, diciamo così, della cosa, La quantica. Sì, e che ci sia, sì, ma anche nella parte neuroscientifica. Ad anche in euro, certo. esempio, tutta la parte in cui bisogna capire la meditazione, il dolore fisico, come incide, perché può essere utile, ci va un po' di una base di cultura generale. Ne abbiamo bisogno. E l'altra cosa è un buon italiano, perché altrimenti stiamo sul filo a volte di una logica, ecco, e quindi al momento se c'è uno straniero che parla molto bene italiano è strabenvenuto, se invece ha dei problemi di lingua, aspettiamo di poter fare il corso in una lingua che gli sia più consona. L'idea è sempre di includere tutti, ovviamente, non Il di problema è l'interpretazione, se tu non hai nessuno. dimestichezza con la lingua non riesci a Assolutamente no, interpretare, perché siamo certo. talmente fini certe volte, no? Sì. Pensate quando incominciamo a descrivere i cambiamenti delle sensazioni all'interno del morente e come accorgersene da fuori e come adeguare il nostro tipo di comunicazione a quello che dall'interno lui vede e sente. Quindi mi sono accorta che la finezza del linguaggio è importante. Certo. Ci dice Alessandro Veta, dice: chi mi ha iniziato al vero percorso mi ha insegnato a fare centratura di cuore e a considerarmi morto, in modo che una volta tale la paura quando si fa qualche tipo di intervento non interferisce. Ma ci vuole molto allenamento e concentrazione. Questa è una tecnica di molte filosofie, dice Alessandro Veta. Come dicevo, ci sono tantissime tanatologie, ogni civiltà ha dato delle risposte, dei suggerimenti per affrontare la morte, perché ovviamente è ovvio che è lì e ci aspetta tutti quanti al varco. E come ho detto all'inizio, forse non so se Alessandro c'era o meno, ma io non... Mi fondo sulla tanatologia tibetana perché io oggi posso dire che mi è bastato tutto questo tempo solo per approfondire quella e ancora so che ne ho da studiare e da approfondire, no? Quindi non sto dicendo con questo che è migliore di altre visioni, sto dicendo che io conosco questa. E quindi parlo di quello di cui conosco, senza disconoscere minimamente altre vie. C'è Lucia Zangrandi che dice: io ho perso mio figlio a 20 anni per tumore, mi è morto tra le mani. È una perdita, è quello che è considerato un lutto, con aggravante, con trauma molto spesso. Molto difficile da guarire, però si può anche questo. Per esempio, è utile in questa visione pensarsi come genitori comunque di questo figlio,
è un figlio invisibile, ma io sono sempre la mamma di quel figlio. Allora, c'è un modo per me per aiutarlo. Ora, se questa mamma ha una visione religiosa, una fede, eccetera, la sua risposta sarà lì, troverà la preghiera. Ma io parlo spesso con dei laici, no? E loro non hanno non possono dire, ah, io trovo nella preghiera lo stato che vado cercando. E quindi devo proporre loro qualche cos'altro che abbia una visione scientifica oltre che una tradizione millenaria alle spalle. E piano piano, proprio a furia di indagare, no? La scienza sta trovando, e la visione quantistica di cui vi ho detto prima ci lascia comprendere che allora davvero può esistere uno stato di comunicazione, perché è atemporale, che anch'io possiedo se solo mi addestro a recuperarlo, ma che possiede anche quell'altra, non so come chiamarlo, persona, se è tornato adesso una persona, essere disincarnato, se è tornato ad essere un essere disincarnato, non lo sappiamo, no? Quindi deve esserci un terreno in cui è possibile, non la comunicazione tipo, sapete, tipo quella delle sedute spiritiche, come stai, cosa fai? No, la comunicazione qui è sempre quella del massimo bene, non del trattenere, ma dell'accompagnare, del lasciare andare. C'è una bellissima, una cosa che io cito spesso perché per me è stata molto rivelatrice. Una volta c'era il Dalai Lama che stava insegnando e stava insegnando il fatto che appunto la mente ordinaria si dissolve con la morte, non c'è più. E allora c'è un signore molto preoccupato, dice, ma allora questo mio io dove va a finire? No? E era molto preoccupato perché si vedeva davanti il nulla, perché stiamo parlando dall'altra parte della vacuità, ma è una vacuità che è piena di potenziale, non è il nulla, ma il signore non aveva acchiappato questa parte, quindi era preoccupatissimo. E il Dalai Lama gli ha detto, vedila così, tu in questo momento hai una coscienza di goccia. Questa goccia è già parte dell'oceano, però non se ne rende conto e quindi litiga con la goccia a fianco, eccetera. Ora, una goccia non dura molto perché basta un raggio di sole e sparisce, no? Muore la goccia. Che ne è della coscienza della goccia? Si trasforma in coscienza di oceano. Considera che è una promozione. E Bella, allora molto rasserenato. sì. È Però molto... bisogna in realtà lavorare per questa promozione. Come dire, se io non ne sono consapevole nel momento in cui avviene, è come se non avvenisse. Allora riparto per un altro giro di giostra, se vogliamo parlare di reincarnazioni, perché a quel punto non mi sono liberato nella morte ed è questa la grande occasione, ah, ma mi sono persa l'occasione, che è quella che deve essere capitato a noi la volta scorsa, ed eccoci qua di nuovo, quindi con una vita con un karma che ci condiziona e così via. Senti, io leggo dei nostri amici, ci sono diverse mamme che appunto stanno scrivendo che chi ha perso figlio 25, chi ha perso 28, così è. Cosa puoi dire, secondo quello che è il tuo percorso, per aiutare appunto le mamme che Ma io stanno vivendo questa esperienza? di solito con loro lavoriamo per entrare in uno stato meditativo dal quale facciamo una pratica che si chiama POWA o trasferimento della coscienza. E questa pratica in qualche modo la dedichiamo, no? La pilotiamo, la mandiamo, non so come dirvi, a questa persona che non è più con noi, non è più visibile e non abbiamo idea di che cosa sia diventata, se è diventata, se si è liberata nella morte, allora è diventata l'oceano, oppure se non ne si è liberata e allora è partita per altre rinascite di qualche genere. Comunque, quello che indirizzo, la posta arriva, capito? La posta arriva. Quindi se con queste mamme facciamo un POWA, per esempio, a un certo momento nel POWA
quello che accade è che il senso di separazione, che poi il lutto, se vogliamo tradurlo, è proprio questo senso di separazione che non, mi sembra di non poter mai più ricucire, no? Invece scoprire che esiste uno stato dove questo senso di separazione si attenua moltissimo è un'immensa consolazione. È un'immensa consolazione e anche il fatto di poter dire ma io sono sempre la mamma di questo essere, no? E come lo posso aiutare? Faccio il POA per lui. Faccio questo tipo di pratica. Una volta mi ricordo che le persone mi dicevano: ma se qualcuno ha fatto un POA per noi, come ce ne accorgiamo? Dico: beh, non lo so, ma mi verrebbe da dire che certe volte nella nostra vita siamo veramente nei guai. E improvvisamente si manifesta qualcuno, il Deus ex machina, no? Che ti salva dai guai, un faro nella tempesta, e tu ti ci aggrappi. Noi non sappiamo se questo non sia il fatto che qualcuno da qualche parte, nel passato o nel presente o nel futuro, perché ricordiamoci che siamo in una dimensione non spaziale e non temporale, sta facendo qualcosa per noi adesso. Quindi imparare a fare per l'altro, così proprio anche attraverso delle pratiche meditative, ho visto che è di grande aiuto. Ma anche come dicevi appunto tu prima, cioè, questo discorso della separazione, nel momento in cui riesci a prendere consapevolezza di questo oceano, la separazione automaticamente si scioglie. Certo, si Ma scioglie questo io che mi. vedo che l'esercizio più difficile forse è proprio quello dei nostri sensi. Non so, io. Nei miei seminari, cioè, dico sempre che in fondo noi soffriamo in primo luogo per egoismo, nel senso che soffriamo perché non possiamo più avere l'oggetto del nostro amore. E quindi ai nostri sensi manca quell'oggetto, non possiamo parlare, non possiamo ascoltare, non Sì, possiamo udire. però voglio dire, a me manca mio papà, mi manca la mia mamma, ok? Come a tutti noi che abbiamo perso dei genitori con cui avevamo insomma un rapporto importante. E adesso posso anche dirgli mi manca anche il maestro, perché è morto anche il maestro. No, yeah, Sono sì. morti nel frattempo, no, sono morti tutti, Cesare Boni è morto anche lui. Anche lui, giusto. E poi ho avuto anche dei maestri indiani, sono morti anche questi. Cioè, ovviamente, data l'età, io sono del 54, quindi è chiaro che intorno a me accade che muoiano molte, molte persone. Allora, se io mi fermo su questo senso di separazione, c'è sofferenza, ma Certo. se entro nello stato che abbiamo detto, no? Cioè, se entro e cerco, e rimango per quanto posso, più a lungo possibile, prima di distrarmi un'altra volta e dover fare il Ricadere di nuovo. Se rimango in questo stato in cui, come tu dici, sei in Non c'è contatto più con la separazione. tua vera natura, e Certo. io lì non lo sento la separazione, Sì. non la sento più, non sento la sofferenza, non c'è neanche più il pensiero della separazione. Sì, quello che io voglio dire è che io vedo con i genitori anch'io che incontro che stanno vivendo questa esperienza della partenza dei figli, anche sempre molto prematura tante volte, cioè che c'è il grande dolore che viene proprio generato perché noi non ce la facciamo sopportare appunto questa assenza, non ce la facciamo È sopportare i difficilissimo. sensi che non hanno appagamento, no? Perché tu vuoi vedere, vuoi abbracciare, vuoi sentire. Guarda, Ecco, quindi è è quella, secondo me, il tasto duro difficilissimo. su cui Certamente che quello è dobbiamo il tasto duro, certamente. lavorare. Però diciamo che se ho la possibilità di fare un bagnetto nello stato da Nell'oceano. cui scopro, sperimento che non c'è questa separazione, non c'è quel dolore che è la nota di fondo ormai di tutta la mia vita perché ho perso un figlio, no? Certo. Se io scopro questo, improvvisamente si rompe anche questa crosta dolorosa che mi stritola, che mi imprigiona, che mi fa stare male ogni giorno. Bisogna andare oltre i sensi. Sì, perché sono andata oltre i sensi, Certo. perché ho trovato un altro stato che non sapevo nemmeno che esistesse, eppure è mio fin dall'inizio. E Sì, quindi. Gianora che ci sta scrivendo, io da quando mia madre si è ammalata ho iniziato a collegarmi con lei,
percependo su di me la sua sofferenza, e adesso mi sono trovata, senza sapere nulla, a percepire l'estensione dell'essere oltre il corpo fisico, e sto cercando di farlo percepire lei per alleviarle le pene. Beh, una bella. Diventa pace. Hai avuto questo tipo di esperienza, diventa pace. Tanto lei ci arriverà da sola perché è esattamente quello che le sta capitando. Però diventa pace in modo che lei sia pace, perché come tu sei in questo momento molto empatica nei suoi confronti, lei lo è 100 volte di più nei confronti tuoi. Quindi cerca di mantenere la pace. Se conosci delle tecniche meditative, usale. Se non le conosci, dimmelo, chiamami che facciamo insieme. Ma è importante questo. Lucia Zangrandi ha scritto, ecco, qui mi dispiace perché forse non mi sono espressa bene, sono stata un po' fraintesa. Lei dice: a me manca mio figlio, ma non mi sento egoista. Certo che Non no. No, penso che quando volevo sei dire questo no, io, lo forse so che non volevi dirlo, però forse io non volevo dire che le madri che soffrono sono egoiste. Dico che noi, perché abbiamo la necessità di soddisfare quelli che sono il nostro apparato percettivo, i nostri sensi, quindi per una questione del nostro ego, dei bisogni del nostro ego, quindi in questo noi soffriamo a livello egoistico, cioè dell'ego, perché il nostro ego non viene appagato, no? però leggendo questo messaggio, dice lui Se dovrebbe mio essere figlio ancora dovrebbe essere, a dice, suonare la sua batteria. tirare la sua batteria. Io penso a lui, a quello che gli manca, non a me. Non e Ma non è detto questo che è ecco non un'altra abbia te. domanda. Tu non hai lui in questo momento, ma lui non è detto che non abbia te, perché tu sei continuamente con il pensiero a lui, continuamente con il tuo amore a lui, no? E questo lui, qualsiasi cosa sia diventato, se è tornato ad essere oceano perché si è liberato nella morte, è parte di te e tu sei parte Perché siamo nell'oceano. di te. Si è reindividualizzato in un'altra forma, chissà quale, di coscienza di goccia. Comunque, tutto questo amore che tu hai da qualche parte arriva, perché questo è questa cosa, cioè questa è scienza, no? Non Nulla c'è si nulla crea, che nulla si è una distrugge. parte del campo che tutto il campo non finisca per conoscere. Nulla si crea, nulla si distrugge. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma soprattutto ciò che avviene qui, in questo punto del campo, quest'altro punto, ovunque sia, conosce. Maria Grazia Linda Schettini dice: che cosa ne pensa delle comunicazioni con l'oltre, cioè la medianità? Allora, io questa tradizione mi insegna che il miglior regalo che io possa fare all'altro è di aiutarlo a trasferirsi da coscienza di goccia a coscienza di oceano. Ok? Quindi i rapporti soggetto-oggetto, che invece sono spesso coltivati nella medianità, dove l'altro è visualizzato ancora così com'era, dove io me lo immagino, gli chiedo delle cose per verificare che sia proprio lui e poi gli devo dire delle cose. Questo dal punto di vista di questa tradizione, ma potrei anche dire di molte altre tanatologie, compresa quella cristiana, è considerato un trattenere e non un favorire la promozione, diciamo così. Di conseguenza, sebbene sia del tutto comprensibile, perché è un modo che la persona ha di reggere il dolore, di provare a reggere il dolore della separazione, eccetera, però visto dal punto di vista della compassione, io non mi sento di incoraggiarlo. Cos'è la compassione? Non è il compatimento. La compassione, c'è una bellissima frase che cito spesso di Levin, che dice: il compatimento è quando la mia paura incontra la sofferenza dell'altro. E allora c'è una certa distanza, no? Poverino, però. E
La compassione è quando il mio amore incontra la sofferenza dell'altro. Sentite la differenza. Allora, nella compassione per chi se n'è andato, io voglio per lui il meglio. E non può essere il meglio tenerlo qui. Il meglio è di aiutarlo a ritrovare la coscienza oceanica, la famosa promozione di cui parlava il Dalai Lama. Io voglio per lui il meglio. E E per amore. per amore. Quindi devo rinunciare al desiderio di ancora sentire la sua voce, di ancora ricevere un suo messaggio, di ancora. Ok? Quindi, eppure lo capisco, capisco molto bene che cosa spinge le persone a questa ricerca, perché noi non reggiamo la separazione. Allora, o ritroviamo un senso di unione, o meglio, di non separazione attraverso determinate pratiche meditative, oppure certo che andiamo a cercare qualche cosa che riannodi i fili. Non so se ho risposto, spero. Sì, c'è da dire che questi percorsi della medianità, se fatti con equilibrio, io vedo che tante volte aiutano a capire che c'è vita oltre questa vita. Già questa è una buona cosa, però Diciamo se entro in una quello visione più espansa della morte, no? Che... stato, ma se entriamo in quello stato che dicevo prima, intanto che stiamo bene, eccetera, lo capiamo immediatamente, Anche più, certo. non abbiamo bisogno che ce lo dica qualcun altro. Certo. Diciamo che a volte cioè, può essere propedeutico questo passaggio per andare poi oltre, quindi propedeutico per questa evoluzione, per poter arrivare all'oceano e quindi trovarsi Sì, poi nella però posizione. bisognerebbe che ciò che è propedeutico per noi non fosse di disturbo per il percorso di qualcun altro, no? Bisogna fare molta attenzione. È un argomento molto delicato, Delicato, certo. molto difficile parlarne in termini generali, di questo sono consapevole. Sto leggendo di una mamma che ha perso, o di un papà, perché io non vedo i nomi delle persone, ho perso mia figlia di 5 mesi, mi manca tantissimo, si fa sentire ora non più con gli spostamenti di oggetti cosa ci vogliono dire. Ecco, l'ho trovata anch'io. È appunto che la vita non è finita, Certo. che questa bimba, questa figlia di 5 mesi, che ovviamente è una coscienza che non ha età, fa sì che questa mamma sia per sempre la mamma di questa bimba, di quest'essere, preferirei dire, che non di questa bimba. Che Tutto continua. tutto continua. Tutto continua È dentro. molto, è come dire, noi passiamo da una relazione che passa fortemente attraverso i 5 sensi, ad una relazione che passa attraverso un altro stato che noi non abbiamo esplorato, ma che adesso la vita ci costringe forse ad esplorare, perché ci ha deprivato di quella relazione fondata sui 5 sensi. Allora, da qualche parte c'è una coscienza che dice: ehi, ehi, non è finito tutto. Ma non è che deve stare lì a dirlo per 1.000 anni. Non è necessario, lo ha detto, si è fatta sentire, ha dato segni, qualcuno sogna, qualcuno ha segni, qualcuno ha sogni. Lucia, no, Carla qui, a cui si stanno rispondendo. Ecco, c'è Carla che risponde a Lucia e dice: lui è con me più di prima, è dentro di me. Concordo che lasciarlo andare è la cosa migliore. Tutti abbiamo un compito, è necessario riconoscerlo. Allora, anche Patrizia Ble dice, se lo comprendi il senso, cerchi dentro di te, il contatto esterno può esserci all'inizio, ma poi vai oltre, secondo me, dice Patrizia. Certo. C'è chi ci chiede dove che si possono fare questi corsi. Ma guardate, io, siccome adesso sono come tutti in questa specie di limbo, per cui non sappiamo quando cominciamo di nuovo, dove, che cosa è permesso e che cosa no, io vi suggerirei di andare sul mio sito, iscrivervi alla mia newsletter, così vi avviso se qualcosa si muove. Appena qualcosa si muove, uso quello, io non ho altri modi per avvisare le persone. E l'altra cosa è se volete entrare in una chat, quella che vi è stata scritta qui,
fare le Ma domande. tu riesci a scrivergliela sulla chat, Anna, perché io non posso interagire. Lo metto alla fine, quello che abbiamo scritto lì nel sottopante. No, perché vedo già delle persone che stanno andando via, che dicono buonanotte, quindi. Sì. Ma sì, perché sono le 22:34. Ma ecco, Carla Convolato dice: la filosofia tibetana mi ha molto aiutato ad affrontare la morte di mio figlio. Lo capisco, vedo che spesso è di grande aiuto. Sai, è di grande aiuto spesso, ma non sempre. Non bisogna pensare che è la bacchetta magica che funziona sempre con tutto, perché a volte la filosofia è perfetta, ma noi che la usiamo e la porgiamo, noi non siamo perfetti. E quindi purtroppo, a volte dico purtroppo per te ti sono capitato io come accompagnatore, ho i miei limiti, non. C'è Lorella Rosi che dice: quando c'è una morte improvvisa non è facile, anzi è impossibile avere questo distacco cosciente del non è tutto finito. Allora, la morte improvvisa intanto è di nuovo una morte traumatica, no? Come quella del figlio. C'è tutta una serie di lutti che sono considerati lutti con delle aggravanti. Questa è un'aggravante, quella della morte improvvisa. E perché appunto ti coglie all'improvviso. È per questo che dico che occorre addestrarsi prima. Perché poi quando ti arriva una tegola così sulla testa, è molto difficile introdurre nuove visioni, anche nuove azioni, come il fatto di poter fare per questa persona che ha avuto una morte improvvisa un tipo di meditazione che possa aiutarla. Eppure è quello che in quel momento vorresti, però se non l'hai imparata prima, in quel momento è difficile. Allora, quello che succede spesso è che in quel momento l'accompagnatore interviene, ti guida e la fa con te. Se hai questo tipo di legame, se hai qualcuno di questo gruppo di accompagnatori che ti accompagna, ovviamente. E se no, se appartieni ad una religione o se la persona che se n'è andata appartiene ad una religione, spesso ci sono delle risorse che sono tipiche di quella religione che van benissimo. Ripeto, io continuo a dire questa cosa, non sto dicendo che la tanatologia tibetana è ermeglio, sto dicendo che è quello che io ho studiato e quindi siccome parlo solo di quello che mastico, parlo di questo. Sì, la Ma tecnologia devo tibetana ti dire che nella dice. visione dell'accompagnamento che abbiamo sviluppato e che è tipica del metodo ISEL, c'è un rispetto assoluto delle risorse dell'altro, per cui se accompagniamo una persona, che ne so, cristiana o quello che volete voi, anche la visualizzazione del Powa la adeguiamo in modo che sia per lei totalmente familiare. Quindi. Lorella, fortunatamente lei vuole sapere anche come fare lei, che è rimasta, a gestire questo distacco. Mi sono persa, scusami, mi ripeti la domanda? Cioè, Perché. come può fare lei a gestire questo distacco, cioè a riuscire, lei dice non è facile, no, avere questa percezione del non è tutto finito e quindi il discorso dell'oceano. Probabilmente, come dicevi tu, c'è un addestramento. È un addestramento per arrivare ad accettare questa percezione. Se per caso, voglio dire, se uno avesse per caso una formazione in fisica quantistica lo accetta più facilmente perché è parte della sua formazione. Qui noi non l'abbiamo, però possiamo acquisire degli strumenti che ci portano a questa visione di uno stato che non è né spaziale né temporale, che è sotteso ad ogni manifestazione spazio-temporale, compresa la vita, di questa persona che è finita in modo molto, molto inatteso e molto brusco. Quindi se io mi rifugio in questo stato, e il termine è proprio quello di rifugiarsi, se mi rifugio in questo stato perché riesco a raggiungerlo, allora lì io ho il terreno in comune
con questa persona. E così rispondo ad un'altra persona che dice: io medito come si fa ad aiutare un morto. Occorre, cioè, ci sono delle meditazioni specifiche proprio per questo. Poi voglio dire, se avete voglia, ne facciamo anche uno insieme, se vi fa piacere. Vi fa Sì. piacere o volete che rimaniamo nel teorico? No, facciamo una cosa pratica, ma prima di fare questa cosa pratica per chiudere, vorrei che tu mi parlassi invece di questo e che quindi noi potessimo fare vedere anche quell'immagine che tu mi hai mandato, che tu mi parlassi di questo stato molto particolare Del Tukdam. del Tukdam, esatto, che lascio a te Allora, lo spazio per chiudere. nella tradizione tibetana, la morte, abbiamo detto, è una grande occasione e ci si addestra per viverla in modo consapevole, non perdere la coscienza. E dopo la morte clinica, i grandi praticanti riescono a rimanere con la coscienza presente nel corpo, la morte clinica assodata. Ok? Quindi è un mistero questo, perché noi siamo abituati in Occidente a considerare che la morte interviene quando il cuore ha cessato di battere e l'encefalogramma è diventato piatto. Ok? Quindi per noi che sia possibile che la coscienza ancora permane nel corpo un certo tempo, che peraltro troviamo come indicazione anche nel cristianesimo. Io mi ricordo quando ero piccola, i morti stavano lasciati tranquilli 3 giorni prima di sotterrarli, per dare il tempo a qualcosa di avvenire. E questo qualcosa è descritto invece in modo molto molto meticoloso nella tanatologia tibetana, perché è precisissima. Questo tempo addirittura può essere prolungato dai grandi praticanti che rimangono dentro al corpo per poter praticare. Che cosa praticano? Praticano questo stato di unione con il tutto. Quando il Tukdam avviene, il meditante che è morto mantiene comunque la postura, cioè non si affloscia. Mantiene un certo calore nella zona del chakra del cuore e del chakra della gola e un certo colore, no? Come dire, una certa. Sapete quando uno dice che è solare? Ecco, non sto dicendo che sia solare, ma certamente non ha l'aspetto di un cadavere. Esistono tutta una serie di segni esterni quando il Tukdam finisce. E in particolare, per esempio, improvvisamente, mi sono dimenticata di dirvi, non c'è rigor mortis, non c'è puzza, non c'è putrefazione. Quando invece il Tukdam finisce, incominciano tutti i segni, questi segni ti confermano che la morte è avvenuta e si manifestano vroom, un po' tutti insieme. In questi giorni c'è una monaca tibetana che è entrata in Tukdam. Allora ne parlavo oggi, giusto appunto, perché studio questo fenomeno del Tukdam da parecchio tempo. Una delle cose più interessanti, ora voi magari puoi fare vedere l'immagine, ma una delle cose più interessanti è questa, che alla fine ecco, questa è questa monaca di 82 anni, che qui è morta da diversi giorni, però è seduta ancora in postura meditativa. Adesso c'è un'altra foto che non sono riuscita a staccare per mandarla, in cui la si vede proprio decisamente vista di profilo, no? Anziché davanti, è veramente ancora molto, molto eretta. Questo Tukdam, no, scusatemi. Il fatto che quando ci fanno l'elettroencefalogramma e dicono che il cervello si è spento, purtroppo è un elettroencefalogramma che visita soltanto le zone più periferiche, più esterne del cervello. Ma uno studio della fine del 2019, fatto ahimè sui soliti poveri topi da esperimento, ha mostrato che dopo l'arresto cardiaco,
analizzando, quindi usando un'altra tecnica che permette di andare a vedere cosa succede in zone più profonde del cervello, hanno visto che i neuroni sparano, cioè sono attivi ancora per un bel po' e non sono attivi a casaccio, perché quello già si sapeva, si era già scoperto, si pensava che fossero delle scariche elettriche, bioelettriche e basta. No, sono degli schemi armoniosi di attività. Quindi questo apre le porte. C'è da interrogarsi. Senti, Certamente, certamente. ma da quanto tempo lei è così, la monaca? Lei Ah, non so, è a nell'articolo non so se Dharamsala, tra l'altro è in India dove c'è il quartier generale del Dalai Lama, no? Dharamsala, giusto? Ecco, se lei adesso in questo momento, non so se lei sia in Dharamsala o in qualche altro monastero e viene fatto, l'articolo è di Dharamsala. Questo ancora non l'ho verificato perché sto cercando anche altre fonti. Questa è una buona fonte, è un giornale tibetano serio. Io l'ho ricevuta come notizia dai tibetani che me l'ha mandata un mio amico medico tibetano con cui faccio il seminario, che mi è arrivata tutta insieme. Adesso ho scelto un'immagine, quella che sono riuscita a trasmetterti, perché c'era anche l'articolo. Ed effettivamente in questo momento, siccome ci sono, come dire, anche i tibetani incominciano a morire negli ospedali anziché in casa, allora l'ufficio culturale del Tibet, chiamiamolo così, ha messo su un'indagine con dei medici che vivono lì a Dharamsala e che indagano i casi di Thuc Dam sulla base di un protocollo dell'Università di Stanford. Quindi è un'indagine neuroscientifica, anche questa, in corso. Certo, Anche vuol dire in Russia hanno la messo. coscienza, cioè, la coscienza è superamento della materia, insomma, del corpo, quindi ti deve fare interrogare, no? In qualche modo. Se non Comunque è interessante che quando noi abbiamo deciso che la vita è finita, non è così. forse non è così. E qui vedo, sì, vabbè, qui vedo Adriana che risponde a Donatella, dice certo, come fai? La morte di un figlio è innaturale, infatti come si definisce un genitore che ha perso un figlio? Non c'è il termine. Certamente, per quello che dico che è un lutto con aggravanti, perché viene percepita come innaturale, in quanto la prima cosa che dice il genitore è perché non io? È la prima cosa. E Tu sei nato soprattutto la prima. prima cosa che pensa un genitore è che un figlio deve morire dopo di lui. Dopo di lui, dopo di lui, Dopo di lui. certo. E questa è una delle ragioni per cui è un lutto molto difficile, molto, molto grave, molto grave. Però si supera. Ora, quando io dico si supera, bisogna che spieghi che cosa vuol dire superare. Noi non possiamo cancellare quello che è accaduto. Quello che possiamo fare è renderlo e trasformarlo in qualche cosa con cui possiamo convivere. E addirittura io ho degli esempi, sto pensando a persone reali, trasformarlo in qualcosa di buono e di bello per gli altri. Qualcosa di bello e di buono per gli Ecco, altri. nella tua esperienza di tanatologa, qualche caso che ti ha particolarmente colpito o che comunque ti ha anche particolarmente portato gioia nel vedere il superamento del dolore e della sofferenza da parte delle persone che hanno camminato con te, insomma. Ma adesso perché si parla di genitori che hanno perso i figli e che sono veramente molto colpiti, però vederli fiorire, vedere fiorire in loro, per esempio, la compassione, il desiderio di riuscire a trasformare questo orrore che hanno vissuto in qualche cosa per poterlo offrire come strumento ad altri nell'accompagnamento. Ecco, per me questa Devo è una delle dire cose più belle e in cui riconosco l'utilità del metodo, perché se mi tira fuori una persona così e la fa diventare
capace di accompagnare gli altri con quello stesso metodo. Per me vuol dire tantissimo, vuol dire tantissimo. Vuol dire che questa tradizione antica che è sopravvissuta per una qualche buona ragione. E quindi, ecco, non so, credo che sia una delle cose più gratificanti. E poi altre cose gratificanti sono le famiglie scomposte, litigiose, eccetera, che con l'accompagnamento si ricompongono e fanno diventare la fine della vita il momento più alto di tutta la loro storia Vita. di cose, no? Ecco, per me queste sono delle cose molto molto arricchenti e in cui l'accompagnatore si sente piccolo così, perché tu dai un cucchiaino, ma loro ti danno 100 cucchiai. E quindi ogni accompagnamento è un luogo di apprendimento enorme. Ed è il superamento del nostro dolore. Quando Sì, impari a fare questo, no? quando vedi come ciascuno lo trasforma secondo le sue Poi aiuta gli le altri e capisci sue quel capacità. superamento del tuo dolore che nel dare aiuto agli altri. Io vedo che diversi genitori, ad esempio, che hanno vissuto l'esperienza della perdita di un figlio, hanno poi magari messo su delle associazioni per aiutare altri genitori a Sì, superare. Ecco. quello, oppure hanno fatto per esempio dei progetti in nome di questo figlio, di aiuto di bambini situazioni terrificanti da qualche parte nel mondo e seguono i progetti personalmente, magari intitolandoli al figlio, oppure si aggregano a un altro progetto che a loro piace, no? Sì, e E davvero fare qualcosa per lui. tibetano questo ha un senso enorme, perché vuol dire che è come dire che tutto il karma buono io lo metto sul conto karmico del figlio che non c'è più, ma non c'è più per me, che non lo vedo più, ma c'è. Ma c'è, ma certo, sempre per quella storia dell'ego che dicevo prima, che non vuol dire essere degli egoisti, nel No, no, ma senso che pensi solo abbiamo bisogno di toccare, a vedere. te, è solamente cioè, per questo, ma è sicuramente il fatto di dare, anche io ho vissuto un'esperienza scioccante perché mio marito è morto d'infarto tra le mie braccia, guardandomi negli occhi su un piazzale di un distributore di benzina e quindi per 2 anni ho avuto questa scena. Con io che gli chiudevo gli occhi e che mi si partiva come la ruota del criceto nella mia mente, no? Dovevo sempre cercare di distrarre la mente per non avere sempre questa ruota del criceto. Però io so che davvero per me è stato di grande aiuto continuare a organizzare il grande WESA che avevamo fatto a Torino, forse non so tu lo ricordi, nel 97 al Palazzetto dello Sport sono venuti quasi 4.000 persone. E quindi in quei giorni, perché lui è andato via il 5 di marzo, avevamo il WESAC il 19, mi pare, di aprile o 21 di aprile, quell'anno lì del 97, e io avevo accettato come presidente della Gutenberg di organizzarlo a Torino e quindi mi sono donata a quel progetto e questa cosa mi ha aiutato tantissimo in quei 2 mesi di vicinanza a un evento così traumatizzante per la mia vita e mi ha aiutata ancora di più dopo, perché quando io ho iniziato a lavorare al grande disegno, come dicono dai piani alti, della mia anima per questa vita, quindi a lavorare al mio libro. Quindi il darsi davvero, cioè in un progetto, in qualche cosa che aiuta l'altro, aiuta noi stessi. D'altro canto dicono che le persone più felici, le inchieste e le indagini dicono che le persone più felici sono quelle che fanno il volontariato e che fanno del bene agli altri. C'è un'unica con un'unica eccezione, il volontario pericoloso, che è quello che sta talmente male che dice: scusi, sto talmente male che posso aiutarla. Ecco, No, quello poverina bisogna lì siamo mettere sulle frontiere estreme, esatto. una cintura, no? Esatto. No, però effettivamente quelle persone non ce la fanno ad accompagnarvi, devono prima elaborare Se stessi. le proprie perdite e poi. Tra l'altro, io vedo due cose che sto
Sto diventando strabica divergente perché sto cercando, mentre guardo te, ti ascolto, sto cercando di leggere qualcuno di questi messaggi. Cosa sto scritti piccoli piccoli, non li vedo tanto bene, però vedo che c'è tantissima gente che forse avrebbe in questo momento bisogno di essere accompagnata, anche se è un lutto vecchio, non cambia nulla perché il lutto è ancora lì e fa ancora male. Allora, se voi andate sul sito di Tonglen, puoi scrivere magari per loro, per favore, Anna, non Sì, lo posso sapere. scrivo io alla fine. Ok. Allora, www.tonglen.it, Sì. questa è l'associazione che offre l'accompagnamento secondo questo metodo. Io stessa faccio parte dell'equipe degli accompagnatori, però siamo un certo numero, siamo tutti volontari. E quindi se avete bisogno di essere accompagnati in questo lutto, oppure se state accompagnando qualcuno che è alla fine della vita e avete bisogno di essere accompagnati ad accompagnare, oppure se volete che accompagniamo qualcuno che è alla fine della vita, contattateci e noi nel limite delle possibilità della nostra piccola equipe cerchiamo di soddisfare tutti con i limiti attuali che sono veramente. Ci hanno molto complicato la vita di questo. Cara Daniela, abbiamo veramente fatto tanto tardi, ecco, però era un argomento, sono sicura che abbiamo fatto del bene ai nostri amici. Nel frattempo vedo che. Ah, e ancora un'altra cosa che può essere utile, se volete cominciare a fare magari un corso di meditazione di base, eccetera, magari non sarà adesso perché. Un anno scolastico, diciamo così. Guardate sul sito di Rigpa Italia, Ah sì, quello di Soghi a Rinpoche. Sì, guardate se trovate qualcosa che a Torino c'è un centro. c'è il centro, sì. A Torino sì, ce n'è uno a Bologna, ce n'è uno a Terlano, ce n'è uno all'Elba, sono moltissimi, però insomma. Noi avevamo anche, perché io sono stata presidente della sua associazione della Kundalini in Italia, avevamo Lama Kensa Rinpoche, che sta su a Londra, che gli organizzavo sempre le conferenze quando veniva giù. Facevamo anche gli studi, adesso lui però sta su a Londra, anche lui ecco, gira poco, anche lui appunto era un detentore di questi insegnamenti di antico lignaggio dello Yundrum Burma, insomma. Però invece il centro Rigpa che si rifà a Soghi e Rinpoche E quindi è è proprio buddismo tibetano, stabile, è scuola tanto, antica, scuola esatto, ecco, quindi insomma si può. lunga. Leggetevi il libro se avete voglia, Il libro tibetano del vivere e del morire. Sì. Sogyal Rinpoche. Bene, cara Daniela, allora adesso io poi scrivo tra i commenti per i Io nostri ho amici. visto tante domande a cui avrei voluto poter rispondere, però davvero è impossibile. Oltretutto sono delle cose molto personali, hanno bisogno di Ma accesso. invece lì in quel gruppetto WhatsApp, cioè, diventa una cosa più personale, quindi Diventa una cosa più solo facile. così, esatto. È un gruppo preesistente, no? Di cui vi do le chiavi di entrata, di persone che hanno seguito una serata un po' simile a questa nei contenuti. E quindi è un pubblico molto simile a voi, diciamo così. Quindi non l'ho creato apposta, ma perché ne avevo già uno proprio su questo tema. Sono andata a vedere i temi che avevo trattato quella sera. Che cosa prevedevo di trattare questa sera, quindi siete benvenuti. Gli altri Possiamo sanno già che arriverete. aiutare molto, molto volentieri. Poi, bellissimo questo vostro volontariato che fate, che avete creato questo servizio in questo momento. Anche voi, insomma, avete dato il vostro contributo. Ognuno faccia la sua parte, vero? Come si dice. E quello è sempre quello che si può, con quello che si sa. Senti, sono le 22:58. Allora. Io lancio lì una proposta. O organizziamo un'altra serata, vieni nel salotto e facciamo qualche cosa di pratico anche quella sera, così Volentieri, abbiamo già un volentieri. po'. Adesso vedo tanta gente che Sì, secondo me sta esatto. chiudendo gli occhi, ma anch'io sono lì lì per, non so tu. Io direi che ci salutiamo e ci abbracciamo tutti affettuosamente. E intanto ti ringrazio tanto anche a nome di Focus, a nome di Enrico Valentini,
per questa. Spero di conoscere un giorno, perché Certo, sono un po' e per di sento questo parlare. sì, ma presto sicuramente. E intanto ti ringrazio per questo tempo che hai dedicato a noi. Spero che sia stato un tempo di grande apertura, una grande opportunità, come no? Dici tu, cara Daniela. Abbiamo creato delle opportunità, ci possiamo lavorare sopra. Poi ognuno sicuramente Volentieri. sente quali sono le note, no? Ecco, più giuste per sé. Però di sicuro la lettura dei testi che tu hai consigliato, se volete ve lo scrivo anche nel commento, no? Il testo tibetano. Sì, se puoi scrivere allora Scrivo Ritta Italia, Ippa Italia, poi .it, sì. libro tibetano del vivere e del Devo morire di dire, e Sokhmen poi Inpochen. dopo Io il il tuo mio sito, sito, va bene, perché ok. alla fine è lì che quando tutte le domande che mi avete fatto. L'importante è che voi altri approfittiate, ecco, di questa opportunità per darvi delle chance in più nelle vostre ricerche, quindi anche nella vostra evoluzione, perché comunque non è bene restare nell'ignoranza, è bene sapere, sperimentare e indagare, no? Quindi noi questo facciamo con Focus, cerchiamo sempre di portarvi e di offrirvi, no? Le tante strade, tanti percorsi per poter indagare sulla nostra natura, come dice lo stesso il titolo del nostro canale, il Focus, il mistero della vita. Quindi andiamo a indagare, ecco, questo mistero. Quindi io lancio questa proposta, ci organizziamo un altro salotto dove poi facciamo delle cose più concrete. Va bene, ok. Allora, aggiudicato. Allora, cari amici, grazie a tutti. Vi ricordo che comunque, grazie a Daniela, che ringrazio in anticipo davvero, perché il prossimo mercoledì avremo un altro salotto di Anna straordinario e avremo un'esperienza molto bella, perché ci collegheremo con la Francia, con il centro della Francia. Sempre il 3 di giugno, quindi mercoledì prossimo 3 giugno, faremo salotto di Anna con Anne Givaudan, che è uno dei grandi autori della nostra Daniela Muggia, con la sua casa editrice Amrita. Sicuramente tanti di voi conoscono già la Anne Givaudan, per chi non la conosce ancora, questa sarà un'occasione bellissima per poterla incontrare, per sentire, insomma, è un personaggio, oltre ad essere una grande scrittrice, perché la sua storia è una storia veramente molto interessante. Lei ha avuto modo di esplorare, lasciando il corpo, a proposito dei nostri percorsi, quindi andando ad esplorare altre dimensioni al di fuori del corpo, che le hanno permesso di fare tanti incontri molto interessanti. Ha scritto dei libri molto belli, andate a guardare Anne Givaudan, ve lo scrivo anche questo, così per il mercoledì prossimo sarete anche già preparati per chi non la conosce ancora come autrice. Lei ha fatto parecchi libri, forse quasi una trentina, Daniela, vero? Mi pare, con Amrita proprio. Come autrice o coautrice, ma Autrice, e perché inizialmente hanno scritto parecchi anni lei e suo marito, Daniel Meruane. poi ha scritto anche delle altre cose con altri, a un certo punto, cioè alcune cose fatte a quattro mani. Comunque ha fatto viaggi in astrale, quindi ha esplorato, indagato in quelli che sono i registri akashici, insomma, stiamo parlando di un. Lei si definisce una tua Eh collega? sì, lei è Una una mia collega, perché lei fa la reporter dei piani sottili e io faccio l'ufficio stampa dei piani alti, quindi va benissimo, sarà divertentissimo mercoledì prossimo. Non mancate, cari amici, non perdetevi il salotto di Anna di mercoledì prossimo, dove Daniela, se vuoi venire anche tu, io ti aspetto, così siamo di nuovo insieme. vediamo cosa riesco a Va combinare. bene, allora. Non te lo garantisco perché oltretutto se riusciamo a trovare una traduttrice che sia con Anne Sì. sul posto, vuol dire che quando tu fai dei commenti o delle domande o traduci delle domande, qualcuno gliela traduce Certo, nell'orecchio. Da qui altrimenti sarebbe ce le sicuramente traduci tu. un peccato. Altrimenti ce le traduci tu.
Sì, però vuol dire che ci fermiamo, io traduco il francese. Facciamo una traduzione consecutiva, Sì, ma anziché si istantanea. perde molto tempo ed è Va abbastanza noiosa. bene, sicuramente Vediamo, ne riusciamo a sono delle cose combinare. belle. Via da Quindi, allora. amici, restate con noi, mi raccomando, mercoledì prossimo non perdete questo appuntamento. E il martedì Grazie ancora, intanto a tutti il gli martedì aspettanti. dopo ancora, andremo a Mumbai, andremo in India, andremo, Daniela, sai, andremo da Jaya Rao in India, che è grande esperta della Bhagavad Gita. E quindi, allora, siamo sempre più internazionali. Uno dei miei testi preferiti in Eh sì, assoluto. eh sì, effettivamente è molto molto affascinante lo studio della Bhagavad Gita, perché è più antico della Bibbia, stiamo parlando di 4-5 mila anni fa, ecco. E quindi, e anzi, pare che insomma, Gesù Cristo in quegli anni in cui non si sa molto, no, dall'adolescenza sino verso i suoi 33 anni, pare che certificato da carteggi vari sia stato lì in India anche, quindi è molto interessante. Allora, avremo un altro appuntamento con cui farci coinvolgere e andare a esplorare. Bene, buonanotte a tutti, grazie a tutti Grazie, cara, di essere grazie stato, di tutto grazie Anna e grazie a dell'intervista, tutti alla voi. prossima. Ciao. Grazie, alla prossima. Chiudo Io non so come si chiuda, chiudi tu. io. Sì. Notte. Buonanotte. Buonanotte, cara. Grazie.